questa mattina il mio pensiero è che avremmo dovuto avere un sesto battesimo e a breve ne avremo un altro servizio, perché questo è il mio impegno che ho preso con fratello Nino, non appena sarà nelle condizioni di poter effettuare il battesimo, tutto come rientri, non ci faccio passare una settimana e facciamo il battesimo, quindi avremo l'opportunità di effettuare un altro servizio di battesimo a breve, a brevissimo, sicuramente il Signore benedirà. Il fratello Nino mi diceva l'altro giorno al telefono, questo doveva essere il battesimo mio. Purtroppo la situazione non è stata possibile realizzarlo, però ringrazio Dio perché il braccio e la spalla va bene e a breve lo rivedremo meglio di noi. Noi ringraziamo Dio per questo. Questa mattina, prima di immergere queste care anime preziose al Signore, prima che a noi, voglio leggere una piccola dedica. Mi sono permesso di dedicarvi questa parola. Non sono uno scrivano, non ho doti particolari, ma ho sentito nel cuore di dedicarvi questa espressione e me la sono intestata. Non sono un poeta né un letterato, lasciate. Ogni giorno siamo chiamati ad una decisione, incognite che spesso si ripetono e ci sfidano, decisioni repentine che spesso si assomigliano, bianco o nero, sì o no, qualità o quantità, ma sempre lo stesso dilemma, sempre lo stesso imbarazzo, chissà cos'è meglio. Nessuno lo sa. Nessuno sa mai chi o cosa si cela nel domani. Nessuno. Nessuno sa cosa nasconde l'angolo, se l'ombra nasconde l'idea. La vita è un'altalena, contornata di punti esclamativi e interrogativi. Ma è la delusione a segnare, indicando che era l'altra la decisione giusta. Oggi niente ma. Bandita l'incertezza, mai scelta fu così sicura, luce che scaccia le tenebre, la certezza che allontana il dubbio, il vile separato dalla gloria, l'eterno che entra nel presente. Oggi la scelta è tutt'altro che dubbiosa, vittoria sulla debolezza, è testimonianza di gloria in Cristo Gesù. Gloria a Dio. Io credo che queste parole non siano una novità in senso assoluto, ma esprimano un interrogativo umano, e questo interrogativo è posto da tante scelte che quotidianamente siamo chiamati a fare. E questa mattina, in questo luogo, stiamo per vedere le persone che hanno scelto la vita, hanno scelto Gesù. Amen. Gloria a Dio. Voglio invitare il fratello Claudio Carbini a venire avanti per fare una preghiera prima che effettuiamo questo servizio. Vogliamo invitarvi a chiudere i vostri occhi. Gloria al nome dell'Eterno. Gloria al nome dell'Eterno. Ti vogliamo ringraziare dal profondo del nostro cuore, Padre, per questi 5 tuoi figlioli che questa mattina stanno testimoniando che tu sei il Dio vivente, che sei qui nel mezzo di noi, Signore, e non solo sei qui nel mezzo, ma vivi potentemente nel nostro cuore. Grazie per questa opera, Signore, che hai fatto in questi 5 cuori. E anche ora ti presentiamo il fratello Nino, Signore, che è in Sicilia, e ti preghiamo di benedirlo affinché tu possa veramente
Fagli gustare ancora come noi stiamo gustando la tua meravigliosa e dolce presenza. Grazie ancora in questa mattina, perché tu sei il fedele e il verace. Hai iniziato un'opera, sei l'alfa e l'omega, e continuerai a farlo fino all'ultimo istante della nostra vita. Benedici in modo particolare ancora questi 5 tuoi figlioli che entreranno nelle acque battesimali, Signore. Benedici potentemente, ungili di Spirito Santo, Signore. Fai scende potentemente il tuo spirito, è una grande, forte benedizione sopra la loro vita e sopra la loro casa. Grazie ancora, grazie per i tuoi santi angeli che li accompagneranno, grazie perché tu sarai il loro padre, la loro guida in ogni istante della loro vita. Alleluia. Grazie Padre, ma non per i nostri menti, ma nel nome potente di Gesù, che è benedetto in eterno. Amen. Alleluia. Talmente emozionata che non so veramente quello che dire. Gesù ha cambiato la mia vita, l'ha cambiata chiaramente in meglio. Per anni sono stata nella Chiesa Cattolica e non avevo conosciuto chi era Gesù, non lo sapevo, avevo paura, avevo mille paure, mille incertezze, mille... non lo so, non mi sentivo mai bene. Poi per curiosità sono andata una volta in una chiesa evangelica, ho detto ma qui è tutto diverso, qui si loda, si gioisce, si inneggia questo Gesù che è buono, misericordioso, io voglio lodarlo così. E ho cominciato a seguire un po', facevo un po' la chiesa cattolica, un po' qui, poi ho detto no, devo lasciar stare perché io devo vivere per Gesù. Certo, le difficoltà le ho trovate perché ho voluto fare un po' verso i miei parenti, verso le mie conoscenze, quando ho detto che ero diventata evangelica, se avessi detto che ero andata in Africa forse sarebbero rimasti meno meravigliati, ma no, ma che dici, ma che fa? No, ho detto. E soprattutto io ho 70 anni, è morto mio marito l'anno scorso, vado pure un po' fuori tema, non lo so perché non ci sto capendo niente, mia di conferenza. Comunque la Chiesa Cattolica prevede che ci si faccia dopo un mese, dopo un anno la messa per i defunti. Quando io ho capito che invece non serviva a niente, io sono di Rocca Priora, penso che io sia stata l'unica persona che non ha fatto la messa di suffragio dopo un anno, e le critiche sono state tante, ma non mi interessa niente, perché ho detto io non posso andare contro quello che ho scoperto di Gesù, contro il mio credo, non serve a niente, basta, lui è nelle braccia del Signore, che ringrazierò sempre, perché tramite mia figlia che si è battezzata prima di me, lui ha potuto fare l'accettazione di Gesù nel proprio cuore, chiedendo perdono e accettandolo nel suo cuore. E io so che nella sua immensa misericordia Gesù ha fatto con mio marito come ha fatto con il ladrone sulla croce, cioè l'ha accolto presso di sé. E io quante volte dico, Signore, grazie anche per questo, perché io so che mio marito tu l'hai accettato presso di te, non ha bisogno di niente mio marito, perché sta lì, poi quando tu mi chiamerai ci rivedremo. Alleluia. Però ho voluto testimoniarlo anche per chi ancora sta nella Chiesa Cattolica, che a me personalmente, non è perché voglio parlare male, ma mi ha fatto tanto male perché mi faceva vedere questo Dio vendicativo, questo Gesù, sempre questo Gesù in croce, sempre una peccatrice, sempre, insomma.
cari fratelli, ringrazio comunque, ringrazio tutti, Pastore Gianni, sorella Anna, tutti voi, perché mi avete accolto veramente come una di voi, come una sorella. Io qui mi sento veramente a casa. E niente che dire, ringrazio mia figlia, che lei mi ha fatto conoscere Gesù e questa chiesa, perché la chiesa siamo noi, è vero. Stamattina il nemico mi ha messo veramente i bastoni fra le ruote fino all'ultimo, perché per colpa delle biciclette lì non si trovava, io dicevo ecco, vedo, non arrivo in tempo, devo arrivare prima. E allora mia figlia diceva, mamma, vedi, ti sta mettendo bastoni fra le ruote. E io dicevo, tu maledetto, vattene via, perché io sono di Gesù, voglio vivere per amare Gesù, servirlo, onorarlo e parlare di lui e poter cercare di come hanno fatto con me, di prendere qualche altra anima, se posso. Scusate, sono emozionata, dire che sono emozionata è poco, però voglio vivere per servire Gesù. Questo è Amen. Ok, le mani, afferra una mano, afferra anche l'altra. C'è il rischio che se non afferrate la mano mia ci rimanete seppelliti per davvero. Afferra la mia mano, questa è la mia. Sorella Maria Carla Luciani, abbiamo ascoltato la tua testimonianza schietta, genuina e romana. Eh? Hai già dichiarato la tua fede in Cristo Gesù. Amen. E noi ti diciamo, lo hai riconosciuto nella tua vita come personale salvatore? Sì. Come il redentore e liberatore? Sì. E vuoi servirlo per tutta la tua vita? Sì. E noi ti battezziamo nel nome del Padre, del Figliuolo e dello Spirito Santo. Amen. Che è benedetto in eterno. Che egli mi costruirà nella sua tenda nel giorno di sventura. Io, scusate perché tanto lo sapevo, no, finì così. Io il giorno di sventura ce l'ho avuto e lui mi ha trovato e io non sapevo neanche di essermi persa. Lo ringrazio infinitamente con tutto il cuore, scusate la commozione, pensavo di resistere, gloria a lui, perché egli non ha rinunciato a me, mi ha accompagnato fino a questo giorno e ha permesso che io veramente vedessi che lui è l'unica verità, l'unica vita e l'unica via da percorrere. Grazie. Sorella Laura Fargione, sei felice di aver fatto questa decisione per Gesù? Sì, tanta gioia. L'hai riconosciuto nella tua vita come colui che è il liberatore, il guaritore, il salvatore? Sì, solo lui. Riconosci in Gesù che egli è il figlio di Dio mandato per salvare l'intera umanità? Sì. Decidi per servirlo per tutta la tua vita? Sì,
e noi ti battezziamo nel nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo. Nel vivere una vita cristiana bastava fare del bene, non dire parolacce e non rubare. Con il tempo però capivo di essermi sbagliata. Tutte le cose buone andavano fatte, sì, ma non dovevo vivere di solo opere buone, dovevo vivere con uno scopo, per uno scopo. Non sono nata in una famiglia cristiana, ma ho cominciato da piccola a frequentare diverse chiese evangeliche. Mi ricordo che quando c'erano delle riunioni per bambini, io ero sempre contentissima di partecipare. E quando poi alla fine ci chiamavano davanti a ricevere Gesù nel cuore con una semplice preghiera, io mi guardavo attorno e vedevo i bambini della mia età e altri più grandi che erano timidi e si vergognavano di passare avanti. Dentro di me però sentivo che Dio mi chiamava e allora correvo per arrivare prima lì davanti e sentivo che qualcosa stava succedendo. Dio stava lavorando nella mia tenera vita. Andavo avanti ad ogni appello credendo che accettare Gesù nella mia vita una sola volta non bastasse. Pochi anni più tardi, mia madre e io avevamo già una chiesa dove poterci congregare. Crescendo non è stato poi così semplice ricordarsi di Dio in ogni istante della mia vita. Anzi, me ne dimenticavo proprio. Lo cercavo se no prima di dormire, pregando il più velocemente possibile. Era quel periodo chiamato adolescenza. Ero presente ad ogni culto in chiesa, ma era diventata piano piano una semplice abitudine. Cominciai a ribellarmi a Dio, proprio nel momento in cui mi ribellavo a Lui però Lui mi parlava attraverso una parola pronunciata dal pastore o addirittura tutta la predica. Dio mi diceva che non ero sola e che nonostante avessi perso mio padre, Lui si voleva prendere cura di me e non desiderava altro. Tante volte sono stata delusa in amicizia e questo per il periodo mi ha portato a distaccarmi da tutti e pensavo che la colpa di tutto quello che succedeva fosse solo di Dio. Così sono passata da non considerarlo a considerare che il problema fosse lui. Eppure lui era lì accanto a me, voleva parlarmi, ma io ho imparato solamente ad indurire il mio cuore. Mi sentivo rifiutata da tutti. Più mettevo il cuore in cose o persone che non erano importanti, e più non ne ricevevo in cambio niente, se non essere lasciata sola un'altra volta. Ero arrabbiata con Dio, e di certo non era il mio primo pensiero. Le amicizie che avevo non erano delle migliori, e con loro facevo cose che mi allontanavano ancora di più da Dio. Sono arrivata a un punto in cui litigavo con Dio, perché Lui continuava a dirmi che ero speciale, e che mi amava così com'ero, così sporca e piena di peccati. E io mi infastidivo, perché non volevo essere cercata da Lui, volevo essere lasciata sola. Gli dicevo che non avevo bisogno di Lui, che io avrei continuato a prendere scelte sbagliate, perché ormai ero incatenata dentro un vizio e abitudini errate. Sinceramente ero stanca delle promesse umane, quelle promesse che la gente mi faceva e poi non manteneva. Non le volevo più sentire. Ma Dio ancora una volta è arrivato al momento giusto, proprio con una di quelle, una promessa per la mia vita. Nel crescere vedrò la gloria di Dio. Come potevo vedere la gloria di Dio se era proprio nel crescere che retrocedevo? Dio non rinunciava a me e non riuscivo a crederci. Lo avevo ferito sicuramente un milione di volte, eppure Lui mi continuava ad aspettare e ad essere paziente. Mi sentì così amata, così speciale. Dissi a Dio che volevo proprio vedere cosa sapeva fare e come avrebbe mantenuto quella promessa. Gli chiesi di curare tutte le mie ferite e mi pentì per ogni volta che l'avevo messo da parte. E scelsi di essere una persona migliore per me e per le persone che mi sono a fianco. Perché ho capito che quando sbagli non ne risenti solo tu, ma tutte le persone che vivono con te. Ora sono qui perché come lui ha scelto me, anche io l'ho scelto. E voglio continuare a farlo ogni giorno, nonostante le prove e gli ostacoli che verranno.
mi ha stupito più di una volta e sono certa che continuerà a farlo perché mi piace. Sorella Marina Cortes Moproveglio, che coglioni, pagate più lei. Hai fatto una bellissima testimonianza e noi chiediamo la tua ulteriore conferma. Hai scoperto che Gesù è il tuo liberatore? Sì. Hai scoperto che nel nome di Gesù hai ottenuto la tua vittoria? Sì. Credi che Gesù ha dato la sua vita per te sulla croce per poterti portare con sé per tutta l'eternità? Sì. È il tuo Salvatore? Sì. E noi ti battezziamo nel nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo. Chiacchierare, però sto davanti a tanta gente, un po' me. La mia testimonianza che prima, diciamo che non ero, come si dice, uno stinco da santo. Poi nella mia vita c'era qualcosa che mi diceva: Andrea, che stai a fare? E il Signore ha detto basta. E mi ha messo davanti mia moglie. E da lì, con piccoli passi, perché venendo da una famiglia che chiamiamo le famiglie moderne, credono o non credono, ero abbastanza scettico di quello di cosa faceva, di cosa era la Chiesa Evangelica. Piano piano mi sono avvicinato, ho capito per davvero cos'è Gesù. Ho capito che Gesù è il centro di tutto. Gesù è la vita, è la via, è tutto quanto. E quindi è bellissimo. E chiunque non ha ancora scoperto Gesù, lo invito veramente a scoprirlo, perché non c'è cosa più bella. Perché ogni volta che noi stiamo fuori da... In questo mondo c'è, chiamiamola, una barca che quando ci prende ci vuole addormentare con le sue onde. E noi non dobbiamo addormentarci, dobbiamo essere sempre vigili, perché Satana è sempre là fuori che vuole metterci sempre più giù, farci sentire sempre più quello che in verità non siamo, perché per Gesù siamo tutto. E quindi ravvediamoci di tutto quello che facciamo, perché è importante. E gloria a Dio, e vi amo tutti nel nome del Signore. Alleluia. Nella tua vita l'autorità sovrana del tuo Redentore Gesù Cristo? Sì. Hai riconosciuto nella tua vita che Egli è l'Alfa e l'Omega? Sì. Hai riconosciuto che Lui è la via, la verità e la vita? Sì. E che attraverso il sacrificio della croce hai ottenuto remissione dei tuoi peccati e la salvezza per la vita eterna? Sì, sì. E noi ti battezziamo nel nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo. Mio Signore, non morirò più.
detto che, ora parlando seriamente, io ho iniziato un percorso mio personale già molto tempo fa, un percorso che è durato anche un bel po' di tempo. E nella mia ironia, come tutti quanti sappiamo, che comunque sono tipo abbastanza scherzoso, eccetera, io dico sempre che c'è stata una notte in cui, in mezzo a mille difficoltà, eccetera, ho fatto, credo, la prima preghiera seria che avessi mai fatto, insomma. E tra le varie cose lavorative, personali mie, eccetera, c'era questa cosa di voler smettere di fumare, di togliere questo fumo che comunque tossivo tutte le sere, eccetera. E io dico sempre che quella lì è la notte in cui io e lui ci siamo presentati. Cioè, qua la sera io stavo là, così lui è arrivato e mi ha detto: piacere, io posso fare questo, eccetera. Io dico sempre così. E io ho smesso di fumare effettivamente il giorno dopo, e mai più, ma non me ne sono neanche accorto. Cioè, non ho provato cosa sia effettivamente l'astinenza. Quindi non lo so. Da lì ho cominciato a capire che magari c'erano atteggiamenti o magari qualcosa, che piccoli gesti, piccole cose di tutti i giorni, nel lavoro o altro, che magari dovevano, insomma, essere magari cambiate. E ho cominciato un pochino a cambiare io, a cambiare un po' modi di fare e ad affidarmi. Insomma, mi è stata data una dimostrazione, quindi ho deciso di... Ho cominciato a fare preghiere, a ringraziare, ho pregato sempre per la mia famiglia, eccetera. Passa tanto tempo, siamo ancora tutti quanti qui, e Mary poi ha avuto la gravidanza e ci è stato regalato Mattia. Naturalmente, ovviamente, che la fortuna che ci avevamo, i problemi non sono tardati ad arrivare. Quindi ci abbiamo avuto mille difficoltà e... ci siamo affidati, perché ci sono dei casi in cui purtroppo oltre a affidarti non puoi fare niente. E nonostante che magari ci abbiamo avuto delle difficoltà, che Mattia era della grandezza circa dei 3 mm, è uscito fuori che Mattia stava benissimo, già a 3 mm stava benissimo. Tanto che io, che sono cintura nera e campione mondiale di ansia, stavo tranquillo quando andavamo al pronto soccorso. È una cosa importante questo, perché... Poi era uscito fuori che Mattia avrebbe potuto nascere prematuro. Ci siamo affidati talmente tanto che Mattia è uscito con 20 giorni di ritardo e non voleva manco ci. Ci siamo faticato, ha faticato tipo 6-7 ore, una cosa del genere. E è stato importante. E le difficoltà comunque ci sono, però mi sono reso conto che più le volte in cui magari comunemente le persone se la prendono con lui, sono state più le volte in cui ho detto grazie. Perché tra le mille difficoltà della vita quotidiana, del lavoro, eccetera, e le persone comunque che fanno parte del cuore mio stanno ancora tutte qua e stanno bene. Quindi per me questo è l'importante, per ognuno di loro. E ho scelto perché è una realtà innegabile. Non esiste niente che neghi l'esistenza di Dio. E non può esistere. Perché se ha fatto tutto lui, effettivamente non può aver creato qualcosa che lo nega, insomma. Tutto qua. È andato di fatto. Per me. Gloria a Dio. Fratello Gianluca Bocca, abbiamo ascoltando la tua ironia, ma la tua fede è fondata su un valido sostegno chiamato Cristo Gesù. E noi ti chiediamo di professare la tua fede in Lui, avendolo riconosciuto non solo come il tuo guaritore, non solo come il tuo liberatore, non solo come il tuo bastone sulla quale ti sei appoggiato, quindi il tuo sostegno, ma lo hai riconosciuto nella tua vita come colui che è il Salvatore del mondo. Riconosci in Gesù questa autorità e hai deciso di tua spontanea volontà di servirlo e amarlo tutti i giorni che il Signore ti darà? Sì. Lo accetti, quindi determini nella tua volontà che il Signore è il tuo Salvatore? Sì. E noi ti battezziamo nel nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo.